Nel 1947 Giuseppe De Santis veniva dal successo di Caccia Tragica, il suo primo film. Avevamo già un'idea pronta per il secondo film. E quest'idea era venuta dal fatto che andando a Parigi, Giuseppe De Santis per far vedere anche lì il film Caccia Tragica, aveva visto alla stazione di Torino un grande movimento di donne, di ragazze, si era informato e aveva saputo che si trattava delle mondine che tornavano dal ciclo del lavoro della risaia. La prima immagine che aveva avuto e che gli aveva suggerito l'idea di poter fare un film su questo mondo femminile, corale e contadina. Corrado Alvaro aveva conosciuto il mondo, era stato all'estero, eccetera, e quindi considerammo importante la sua collaborazione con Riso Amaro e fu proprio cooptato nella squadra. E soprattutto non tanto per i dialoghi quanto per certe poesie popolari, certi momenti di coralità musicale che sono comuni a tutto il mondo contadino, forse del mondo. Naturale per noi rivolgerci a un amico che era Davide Laiolo, che era direttore dell'unità, e il quale ci presentò un giovane giornalista che era stato poi già campione di calcio, un certo Raf Vallone, che fu il nostro Virgilio. E vedendolo nel suo modo naturale anche di rivolgere domande a coloro che dovevamo intervistare, meditammo tra di noi senza nemmeno dirglielo sulla possibilità di farlo diventare uno dei volti nuovi del cinema italiano. Infatti, quando poi si cominciò a lavorare sul cast in base alla sceneggiatura, accanto a Silvana Mangano, a Doris Dowling e a Gassman, ci parve giusto la sua presenza, insomma, come volto onesto, chiaro, aperto, forte, virile. Perché fai così? Sciupi tutto, te l'ho detto. Bisogna che lo voglia io. Quando sarà il momento, te lo dirò. Per la Silvana, il nome proprio della protagonista, sul set, piano piano, che De Santis girava, gli venne naturale accentuarne la presenza, moltiplicare i primi piani. Il destino del film doveva essere quello, cioè seguirla di più degli altri e dargli ancora più evidenza. Questa sensibilità, inclinazione di De Santis verso l'aspetto della presenza femminile nel mondo contadino, una presenza subordinata ma al tempo stesso, da un punto di vista proprio arcaico, importante, la donna come creatrice di vita, la donna come origine anche di conflitti. Coralità c'è in tutti gli autori del neorealismo. Basti pensare alla Terra trema di Visconti, Roma città aperta, Paisà, insomma, la presenza del coro. In De Santis arriva a un'evidenza straordinaria. Ci sono sempre molte scene in Riso Amaro, ma anche quando lui faceva lo sceneggiatore, dove la costruzione, l'emergere del coro è raccontato. C'è una donna prega, 2, 3, 5, 10, 20, 100, ecco, una manciata di riso, finale di Riso Amaro.
Un altro elemento è quella che io definisco un po' la confusione dei generi, che pure è tipica del neorealismo, cioè nessun film neorealista appartiene a un genere. Per questo si arrivò a dire, ma allora cos'è il neorealismo? Perché De Sanctis è quanto di più lontano da quella che è la, dico la sciattezza, ma l'apparente così descrizione di tipo documentaristico che magari è più evidente in Rossellini, è lontano da certi aspetti letterari di Visconti, eccetera. Però il neorealismo è questo, il neorealismo è stato una grande rivoluzione formale, non è stato solo una scoperta di contenuti. Certo che i contenuti sono stati importanti, però nel neorealismo gli autori hanno portato anche tutta una formazione culturale che veniva dalla conoscenza del cinema espressionista tedesco, del cinema americano, del cinema sovietico, eccetera, più anche una profonda conoscenza della letteratura più importante del Novecento e della grande narrativa dell'Ottocento.